Prende velocità il mezzo meccanico, chiusura delle ali. Stefano HP va ad impegnare al suo interno Santiago Carra. I due lottano, poi passa Stefano HP nei confronti dell'avversario. In terza posizione Sor Bruno. Al largo è rimasto Sirio Dinò. Si sposta dalla corda Santiago dopo il lancio in 15-7. E va ad impegnare Stefano HP che si oppone e poi galoppa. E così Santiago Carra a comandare dopo un quarto in 31-3. Precede Sor Bruno in terza posizione Sharif San. A precedere Steven Griff. A largo Sirio Dinò. 600 sono percorsi dal leader e favorito in 47. Paga 2,25 euro Santiago Carra. Precede Sor Bruno e Sharif San. Al largo Sirio Dinò. 1,37 il giro di pista. Sirio Dinò si avvicina a Sor Bruno in seconda posizione, mentre il leader è libero di comandare anche al completamento del chilometro. Percorso in 1,26. Santiago Carra adesso impegnato a fondo da Sirio Dinò, sembra avere le battute migliori Sirio Dinò. Di dentro a Santiago entra Sor Bruno, un quarto al termine, 1,35,7 i tre quarti di miglio, ha sfruttato il valca all'interno e poi galoppa Sor Bruno, rimane ancora in vantaggio Santiago Carra, interviene Steven Griff che poi galoppa. E così Santiago Carr miracolosamente ancora in vantaggio all'ingresso in retta d'arrivo. Galoppa anche Santiago Carr, di tutto e di più si vede in questa corsa. E così si va ad affermare Sirio Dinò con Antonio Francese in periodo super, doppia la vittoria di ieri. Al secondo posto potrebbe essere il numero 3 Scipio a sopravanzare il 7 Sharif San. Rivediamo le battute finali. Con Sirio Dinò che si afferma, mentre per il secondo Sharif San è avvicinato da Scipio e forse anche battuto, poi sarà il giudice d'arrivo a decretare.